Salve ragazze, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Siete nel mio canale, io sono Zaire sui Tarocchi. Questo è il mio imperdibile appuntamento mattutino, il messaggio del giorno per voi. Oh, perché dico imperdibile? Perché insomma, tutte le mattine ci troviamo qui in questa location, in questo canale, a vedere cosa l'universo vi vuole far sapere, un consiglio, un suggerimento. Quindi dico imperdibile perché insomma a costo zero avere una così diciamo predizione, chiamiamola, di una situazione qualsiasi essa sia, perché non ci sono argomenti che noi trattiamo prima della stesa, semplicemente vediamo cosa l'universo ci vuole mandare. Quindi qua abbiamo le mie carte preparate. Le carte gialle di Zaira, gli oracoli della divinazione, i tarocchi degli illuminati, i tarocchi di Dylan Dog, i tarocchi di Manara, tarocchi della Zingara solo arcani maggiori, tarocchi moderni solo arcani maggiori, le famose Sibille, Lenormand, i messaggi magici delle fate. Allora ragazze, ragazzi, tutti voi che mi seguite, grazie, grazie, grazie di cuore. Veramente di essere sempre presenti nel mio canale e comunque di seguirmi tutte le mattine in un orario per niente insomma facile, perché sono le 8, dalle 8 la mattina, però è carina la cosa così di stare insieme la mattina durante un caffè o qualsiasi altra situazione voi fate la mattina. Allora, ragazzuole mie, come state? Spero bene. Vi auguro veramente di tutto cuore che si possano realizzare tutti i vostri desideri, anche quelli che ritenete impossibili, perché nella vita nulla è impossibile. Scusatemi ragazze, ma le mie corde vocali sono molto, molto, diciamo, appesantite dai continui consulti che faccio, insomma, un po' da tutta l'attività che io svolgo nel canale, dove ovviamente la mia voce è sempre in prima linea, quindi a volte ci sono le corde vocali sono stanche, affaticate, ma poco conta. L'importante è diciamo che io possa comunque come dire interagire con voi in questa maniera così simpatica. Allora, ovviamente voglio dirvi, per tutti coloro che non hanno tempo e pazienza di aspettare la scelta delle carte, possono tranquillamente andare avanti e vedere direttamente, qua ne sono uscite troppe, e vedere direttamente cosa dice il messaggio. Anche se io qua se ne sono girate due e se queste due le prendo. Anche se io ritengo che lo stare qui presenti alla scelta delle carte può avere il suo perché. Allora, ragazze mie, ragazzi miei, sapete che noi abbiamo qui una telenovela in atto, però io spero veramente di cuore che si allenta un po' questa situazione e che possa arrivare a una conclusione. Per chi mi segue tutte le mattine sa di cosa parlo. Allora, ragazzole mie, volevo anche dirvi che ovviamente, per quanto insomma questi messaggi sono a volte molto molto potenti per alcune di voi, perché me lo scrivete, per cui insomma lo dite voi, è chiaro, ci sono tanti riscontri a volte, però tenete sempre conto che non si può prendere una decisione da un interattivo collettivo, eh? Perciò se voi trovate un riscontro, allora quello è il momento di pensare di fare un approfondimento per vedere appunto se è proprio la vostra situazione. Va bene, care? Ovviamente voi potete farlo con chi vi pare il consulto, né lo dovete fare per forza con me, però io vi consiglio comunque per un qualcosa di più importante. Ecco qua, guardate che ho trovato, e io mo questa la prendo, perché se stava qua, voglio dire, proprio tutt'altra posizione, un motivo c'è. A volte metto le carte vicino, però questo è un segnale anche questo, teniamolo per buono. Quindi dicevo, se vi va di farlo con me, trovate tutto l'occorrente nelle informazioni insomma, nella descrizione del video.
Sono uscite tutte e due, pigiamo un tema. Trovate il modo di potermi contattare. Belle queste due carte. Allora, ragazzi, andiamo a vedere con le mie carte gialle di Zaira, che insomma conoscete tutte voi che mi seguite e devo dire sono molto amate insieme a quelle verdi. Vediamo un po' che indicazione ci danno oggi queste carte. Che indicazione ci date? Di che parliamo oggi? Di che parliamo? Di che cosa parliamo oggi? Guardate, non vuole uscire la carta. Che faccio? La prendo? Oh là là! Sei arrabbiata? Dice come non voglio uscire? Due sono uscite, ragazze, le prendiamo tutte e due. Oh, che bello! Questa mi sembra che è uscita. Sì. Questa è uscita i giorni scorsi, adesso non ricordo bene. Allora, qua guardate, ragazzi, abbiamo ben due indicazioni. Scusatemi se il video si vede al contrario, ma io non lo so. A volte succede questa cosa e non so che fare. Se continua il messaggio del giorno, lo farò in un'altra prospettiva, così vi faccio leggere le cose. In ogni caso, voi vi fidate di me. Qua c'è scritto: voglio nasconderlo, ma ti voglio bene. E ricordo perfettamente che è uscita in un altro messaggio del giorno, quindi non vorrei che qua si parla della telenovela. E poi questa carta: sono pentito di averti fatto soffrire. Ragazze, siamo alla puntata XY della telenovela. Le due carte uscite, quelle là della divinazione, è il mare e tutto ciò che brilla. Ok, adesso vediamo tutto e poi dopo vi dico. Allora, qui abbiamo la carta delle stelle. Abbiamo il cavaliere di coppe. Abbiamo il fante di coppe. E il due di coppe, ragazze. Che c'è qua? Mamma mia, bella. Qua proprio. Mamma mia, qua di tutto e di più c'è. Abbiamo però un papa capovolto. E te pareva? E te pareva, te pareva. Abbiamo un matto, eccolo, eccolo, è lui, l'abbiamo individuato. Abbiamo la carta della bara, il sole e si te stesso. Ok? Oh santo cielo. Allora, ragazze, a me viene un po' da ridere perché allora voglio prima parlarvi delle cose belle, diciamo, no? Bene o male che escono fuori da questa situazione. Allora, qui comunque parliamo di una relazione un po' tossica, perché una persona che dice sono pentito di averti fatto soffrire, voglio nasconderlo, ma ti voglio bene, ha dei seri problemi. Perché io dico, una persona ti vuole bene, non deve nascondere niente, non ti deve fare soffrire. Il pentimento vale poco quando poi le situazioni si perpetuano nel tempo. Poi mi viene una carta dove dice il mare, l'ordine degli eventi, quindi dovete cavalcare l'onda e non opporre resistenza e lottare contro una situazione attuale. Quindi voi, questa carta, il mare vi dice, ecco, vedete voi come state. Così come viene rappresentata, no? Qui abbiamo una donna che naviga da sola, assorta, probabilmente è una donna magica, ha le ali, c'ha la nave, questa barca, vedete, ha una direzione, dice vai per quella direzione. Questa donna sembrerebbe leggere un foglio, un qualcosa, quindi questa donna sta perfettamente allineata con le energie che come dire, gli propongono gli eventi. Quindi, anche se questa persona è pentita, questo e quell'altro, però voi siete qui tranquille e dovete continuare a avere, non dovete opporre resistenza a quello che avete deciso probabilmente, dovete lottare. Cioè, no, scusatemi, non dovete opporre resistenza e né lottare contro questa situazione che vi si presenta. Anche perché la carta successiva dice: oltre la superficie, usare gli occhi del cuore, il futuro ci riserva
qualcosa di meglio. E il di meglio sono tutti questi denari. Vedete, sono due maschere vicine. Ok? Quindi qua si preannuncia qualcosa di bello veramente. Il numero è un numero 16 o il 7. Anche qua c'è il 7, quindi attenzione a questo 7 che è poi è la carta del carro. Quindi questo 7 può significare il mese di luglio, può significare il mese di gennaio, il mese di giugno, il mese di agosto. Comunque sono il 6 e l'unione, l'1 e l'inizio, insomma, oppure questi numeri, appunto 16, 7 o 7 o 61. Ora, questa situazione era una situazione bella per voi. Abbiamo la carta delle stelle. Cioè voi avete veramente creduto di aver incontrato la persona ideale. Perché questo diciamo cavaliere di coppe si è presentato come un seduttore ideale, una persona. Probabilmente qui sarà capitato anche nel corso di questa relazione che questa persona si è presentata più di una volta nel sedurvi, nel senso. Vi siete lasciati, poi vi siete ripresi e lui è venuto sempre con questa aria da seduttore, con questi sentimenti che lui ha. Perché qua quando dice ti voglio bene e voglio nasconderlo, è vero che vi vuole bene, ma io penso che c'è qualcosa di più del bene, perché un due di coppe è un amore condiviso. Quindi qua vedete proprio anche se questa persona, vedete, vi vuole bene, ma in queste carte dei tarocchi di Manara. Ah, non vi ho fatto l'elenco delle carte, forse, non mi ricordo, ma penso di sì. Comunque, in queste carte dell'elenco di Manara, sì, dell'elenco delle carte di Manara, vedete qua, sia nel Fante di Coppe, guardate, Fante di Coppe, come lui solleva e porta via questa donna. Cioè, qui c'è un po' di manipolazione, ragazze. Ragazzi, qui vedete come se voi chiedete un po' aiuto, volete qualcosa di diverso, lui vi circuisce un po'. E infatti questa persona, vedete, viene una persona falsa, un falso profeta, papa capovolto. Quindi anche se dice sono pentito, ti ho fatto soffrire, in realtà non vi vuole chiedere perdono, perché questa è anche la carta del perdono, essendo capovolta è un responso negativo. È un falso profeta, è una persona bloccata e soprattutto debole. Quindi è una persona da un'energia non propositiva. Poi, allineata, associata alla carta del matto. Ma di che parliamo, ragazze? Ma di che parliamo? Cioè, papa capovolto e matto, lasciamo perdere. Quindi questa persona è una persona sempre con un impulso imprevedibile. Questo oggi ne pensa una cosa, domani ne pensa un'altra. Infatti guardate queste due carte successive delle Normand. Una è la bara, l'altra il sole. Quindi questa persona, chiusure, cambiamenti, poi nuovamente il successo, come dire, la ripresa, il sole che illumina tutto, però questo sole di queste carte, vedete questo sole, non ha una bella espressione. Questo sole rappresenta molto l'ego, l'orgoglio e comunque una persona manipolatrice che pensa solo a se stesso. Ora, qui le fate vi dicono sì te stessa o te stesso, quindi vi inducono a pensare che questa circostanza esige autenticità che è alla base del tuo potere personale. E voi questo ce l'avete. Vi ricordate la carta che vi ho fatto vedere? Oh, quindi qua dove siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati, cosa vi vuole dire questo messaggio, ragazze? Vi vuole dire che anche se voi pensate che questo sia un amore sincero, anche se questa persona in maniera alternata, perché poi tutto sommato magari non è che questo lo fa apposta, magari è fatto così, cioè questo non è in grado, magari ha dei sentimenti, vi vuole egoisticamente a sua, tra virgolette, disposizione, però non è in grado di darvi quello che voi
desiderate da un rapporto, perché un papa capovolto è un matto, a fianco al capo capovolto è questo ego, questa chiusura, questa voglia sempre di chiudere, riaprire, o comunque questa carta può significare anche delle perdite, dei cambiamenti, una persona chiusa, una persona che sta sempre male, che non sa mai cosa vuole, che a volte ha delle sensazioni positive, per carità, questo non lo posso negare. A volte si sveglia che è, e a volte è preso dal suo orgoglio, dal suo ego, e quindi dalla voglia così di pensare a se stesso. Quindi qua le carte, il consiglio, ragazze, mi dispiace dirvelo, per chi magari tiene a questa situazione e pensa a un recupero. Qua il recupero potrebbe anche esserci, per carità, perché questa persona io la vedo comunque attaccata in qualche modo a voi, però ragazze, se voi volete qualcosa di diverso, non è lui, non è lui. Dovete andare oltre, dovete cavalcare questi eventi che state vivendo in questo momento, quindi se c'è un allontanamento, un litigio, una riflessione, uno stand-by, andate avanti così. A tutto c'è rimedio, quindi si dimentica chiunque, è solo una questione di tempo. Andate oltre la superficie, perché questa è una situazione superficiale, almeno vista dagli occhi di questa persona, nonostante vi dica ciò. Quindi andate avanti, perché il futuro vi riserva qualcosa di meglio, e le carte lo dicono in maniera assolutamente palese. Io qua non ritengo di fare approfondimenti perché mi sembra molto molto chiara e non posso e non vado neanche ad approfondire chi è questa persona perché me lo dicono ampiamente queste carte. Quindi ragazze, il consiglio è andate avanti. Nel senso, se volete qualcosa di diverso, andate avanti e aspettate che il futuro vi riserva qualcosa. Se invece non ce la fate e vi accontentate di una storia al 50%, dove questa persona se ne va, poi ritorna, sono pentito, poi vi nasconde. Ma dico, queste cose ambigue, contorte della nostra famosa telenovela, alla fine daremo. Ops, è caduta una carta, vabbè, ma tanto già ho finito. In ogni caso, questa telenovela che poi alla fine daremo un titolo. Continua imperterrita, ma noi cerchiamo con tutte noi stesse di cambiare la trama. Cerchiamo di dare un finale diverso a questa telenovela che è sempre uguale, non finisce mai, no? Perché per durare a lungo la telenovela non ha mai una fine. Noi cerchiamo invece di chiuderla e facciamo un bel film, magari dopo, che ci piace anche, magari a lieto fine. Allora, ragazzi, sapete che io ogni tanto faccio una battutina perché devo sdrammatizzare, se no qua ci dobbiamo tagliare le vene, non è il caso, insomma. Allora, ragazze, ovviamente scherzo, vi mando un bacione, vi aspetto domani, mi raccomando, non mancate e soprattutto fatemi sapere se ci sono stati dei riscontri, insomma, sta telenovela come prosegue, perché insomma sembra che ogni tanto ci siano dei cambiamenti. Io vi saluto, un bacione enorme dalla vostra Zaira. Ciao a tutti!